Sì, eccoci qua. Allora, buonasera, benvenuti a questo nuovo evento del 36esimo, sì, dai, 36esimo fotogramma mi viene, il 30esimo Festival Internazionale di Poesia di Genova, Parole Spalancate. Questa sera abbiamo un programma denso e prestigioso e cominciamo subito con l'omaggio che noi facciamo ormai da 3 anni insieme al Festival Voci nell'Ombra, che è il Festival Internazionale del Doppiaggio diretto da Tiziana Voarino, e lo facciamo per ricordare un grande genovese che però Genova se l'è un po' dimenticato, devo dire. Lui è stato una grande icona della televisione, del teatro, del cinema, financo della pubblicità. Sto parlando di Alberto Lupo, originario appunto di Bolzaneto, che noi abbiamo voluto così celebrare con un premio dedicato a chi come lui ha una carriera che si svolge in vari ambiti della voce, quindi voce teatrale, voce di doppiaggio, voce cinematografica, voce anche per la poesia. Alberto Lupo è stato uno dei grandi lettori di poesia, ha inciso dischi, ha fatto degli spettacoli proprio leggendo la poesia. E per ricordare Alberto Lupo, ma proprio brevemente, abbiamo fatto una sorta di piccolo video con 3 momenti di Alberto Lupo come presentatore televisivo. E presenta un grande Lucio Battisti, poi un frammento di un suo Carosello in cui recita una poesia dedicata a una donna, con il sottofondo di Parole, che è stato un altro grande suo successo, e finisce con forse il suo cavallo di battaglia poetico, che era If di Kipling. E quindi ci vediamo questi 3 minuti e poi cominciamo con la serata. Quindi via Alberto Lupo. Bravo, bravissimo Lucio, sei stato bravissimo. Oh, adesso dobbiamo ritornare al Battisti che conosciamo, al Battisti di cui parlavamo prima, quello delle grandi orchestre, dei cori, degli arrangiamenti particolari. Ci vuole a questo punto la canzone importante. Due canzoni. Due canzoni, hai ragione. Due canzoni in una. Difatti, Battisti ha composto una canzone con due melodie e due testi. Perché due testi? Perché un uomo parla del suo presente mentre riaffiorano in lui brani del suo passato. Senti, Lucio, che cosa pensi di questa tua nuova canzone? Io penso che sia la più bella che ho scritto fino ad oggi. Benissimo. Allora vatti a preparare e io ti annuncio. Lucio Battisti canterà Pensieri e parole. Pamela, ti guardo ed è come la prima volta. Sì, Pamela, come la prima volta. Questa sera, Pamela, vanno volutamente lente, intrecciate le nostre ombre scalze sull'arena che oppone al sentiero del mare il suo disegno, rincorrendosi tra l'occulto canneto che pone cortine agli occhi marini del vento. Tu sei ancora quella che mi apparve giunta una sera, senza luce, tra le luci. Tu sei ancora quella che al mio fianco cercava il declivio segreto delle dune. Tu sei qui e io con te, provando l'alta temperatura delle onde felici. Le alghe ci offrono corone e le vele, teso il volo, vogliono cantare sulle onde. Che cosa sei se tu non ci fossi, Pamela? Bisognerebbe inventarti, perché tu, Pamela, sei un simbolo. L'angolo della poesia. Riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa.
Se riesci ad avere fiducia in te stesso, quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare, o essendo calunniato, a non rispondere con calunnie, o essendo odiato, a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono, né parlando troppo da saggio. Se riesci a sognare, senza fare dei sogni i tuoi padroni, se riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine, se riesci incontrando il successo e la sconfitta a trattare questi due impostori allo stesso modo e vedere le cose per le quali hai dato la vita distrutte e umiliarti e ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori, se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto, distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocco, se riesci a fare un sotto delle tue vittorie e a rischiarle in un solo colpo a testa o croce e perdere e ricominciare da dove iniziasti senza dire mai una parola su quello che hai perduto, se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più, e da resistere quando ormai in te non c'è più niente tranne la tua volontà che ripete resisti, se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferire, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio. Beh, direi un applauso al grande Alberto Lupo e alla sua meravigliosa voce. E allora vorrei qua a fianco, al mio fianco, Tiziana Voarino, l'inventrice e il Deus Ex Machina del Festival Voci nell'Ombra, Festival Internazionale di Doppiaggio, un'altra eccellenza della nostra città. Buonasera a tutti. Inventrice, insomma, perché questo festival arriva da lontano ed è stato creato da Bruno Paolo Assetti e dal mitico Claudio Gifava, il critico cinematografico genovese che probabilmente tutti ricordate. Quindi a me l'onore e l'onere di portare avanti questo festival da quasi 10 anni e fine novembre, insomma inizio dicembre, avremo la prossima 25esima edizione. Parole spalancate, giunto alla 30esima, noi alla 25esima, quindi condividiamo anche le fatiche di portare avanti e tenere vivi e rinnovare questi progetti culturali che fanno la differenza ancora, no? Claudio, ed è bello poter pensare a un premio Alberto Lupo dedicato a un personaggio che, come diceva Claudio, ha i natali genovesi e che è giusto ricordare. E quest'anno, proprio per la versatilità che Alberto Lupo ci ha regalato, ci ha donato, abbiamo pensato insieme di consegnarlo a un attore, doppiatore, una voce italiana straordinaria che è altrettanto versatile, come lo definisco sempre io, è un grande showman, e quindi vi presentiamo Roberto Chevalier. Eccolo qui in tutto il suo splendore, la voce di Tom Cruise, di Tom Hanks, una voce di star internazionali,
ma anche un grande attore. E la voce dei concerti di Capodanno dal Teatro La Fenice. Vabbè, insomma, ci diamo da fare. Buonasera a tutti. Per me è un grandissimo onore e un piacere immenso essere qui stasera e ricordare un amico, un collega, una persona meravigliosa come era Alberto. Mi sono emozionato a risentire la sua voce perché dovete sapere che Alberto, vabbè, chi alla mia età che è adulto se lo ricorderà, ma Alberto era considerato un po' il sex symbol dell'epoca, no? E quindi diciamo che era il nostro Sean Connery. Sì. Solo che Sean Connery era doppiato da Pino Locchi. Lui aveva di suo questa voce meravigliosa, profonda, calda, maschia, virile. E poi anche i suoi tratti somatici, insomma. Era un bell'uomo. Era un bell'uomo ed era l'idolo delle donne, insomma. E al di là di questo aveva questa grandissima professionalità ed umanità che lo rendevano un personaggio unico. Ti potrei raccontare 3.000 cose. Ma abbiamo un bel video, insomma, da proporvi anche su Roberto Chevalier. Se lo vogliamo vedere, ci accomodiamo un attimo. Sì. Cosa dite? Io sono scaramantico, però ti posso fare una battuta del primo Tom Cruise. Hai ragione, Ice, sono pericoloso. Mi aiuti a fare... Vince, ci raggiunge con una peripezia aerea delle sue Roberto Chevalier per il viaggio di Tom Cruise. Un grandissimo artista. Ci inchiniamo. Eccolo qua. Il premio è già essere qui. Essere alla mostra di Venezia significa per lei cosa? Significa un traguardo meraviglioso perché a parte il premio che è prestigioso di una manifestazione che è diventata internazionale, ma è il coronamento di tanti anni di carriera, perché io sono 67 anni e sono 62 anni di carriera quest'anno. Quindi diciamo che è capitata proprio la ciliegina sulla torta. A tenere in piedi per 20 anni una manifestazione del genere come Voci nell'Ombra è senz'altro un'operazione titanica, ma è un'operazione che è stata supportata e avallata da grandissimi professionisti del settore e del quale anche voi ci onorate della vostra partecipazione, ci date questo spazio. Dico sì perché io sono stato premiato tante volte qui a Voci nell'Ombra, ma questo è senz'altro il premio più bello, diciamo la targa più prestigiosa che ho ricevuto. Lui si ricorda delle cose, delle sciocchezze alle volte. Molto divertente, ragazzi, sono subito da voi. Come hai fatto? Come hai fatto? Non lo so. Sai a memoria tutto l'elenco? No. Sì. Sono un accademico. La mia mente mi dice che non potrò mai capire Dio. E il suo cuore? Mi dice che non mi è stato concesso. La fede è un dono che non ho ancora ricevuto. Maverick sottovento, non ho carrello anteriore. I cavi, alzate la barricata. Ponti di Vito, ponti di Vito, alzate la barricata! Su! Piaciuti i nachos? Sì, sì, ma voi non siete qui per pensare al cibo. No, voi siete qui per un solo motivo, perché io vi illumini. Che bel regalo, grazie. Io sono scaramantico, me l'aspettavo. Però ti posso fare una battuta del... Davvero solo una minima parte, veramente un pizzico di quello che Roberto ha regalato al doppiaggio italiano, tante direzioni di doppiaggio. È quello che voi, come Voci nell'Ombra, avete dato al doppiaggio italiano, creando il primo premio che ha acquisito sempre più spessore, che si è addentrato sempre più nei meandri della nostra professione, che avete scoperto anche rivoli, a partire anche dai premi che avete dato, e cui mi avete anche onorato anche di questo, delle nuove generazioni, delle voci, quelle, come si chiama, quello per il premio che mi hai dato per la Svizzera, come si chiama, che mi sfugge il coso.
Per le audionarrazioni. Ah, ecco. Sì. Capite? Premiamo la voce nelle si è allargato a ogni angolo del nostro lavoro. E ripeto, essendo stato il primo, poi è stato scopiazzato a destra e a sinistra, ma è come quando dice Monna Lisa, e Monna Lisa ce n'è una sola. È come parole spalancate nella poesia, insomma, no? Parole spalancate, adesso, ce n'è una e poi tutti gli altri. Adesso che conosco anche queste parole spalancate, che sono spalancate su un oceano di conoscenza, perché la poesia è una cosa infinita, è come la cultura, quando uno legge un libro si sente più ignorante di prima, perché vorrebbe leggerli tutti, ma quanti ce ne sono dei libri? Per cui rimane la consapevolezza dei propri limiti e la consapevolezza della vastità campo in cui ci si addentra, e questo è la poesia. La poesia è un dono, la poesia è un dono, è un'arte, è uno stato dell'anima, è uno stato del pensiero. E sentire Alberto leggere prima quelle cose da quel fine dicitore che era, da quel grande attore, con quella dizione, con quella, ne parlavamo prima, voce maschia, virile, calda, è stato bellissimo. Alberto, voi non avete idea di che giocherellone fosse. Tu hai lavorato con lui, insomma, in varie occasioni. Io ho fatto Giacobini, ho fatto la tragedia americana, ma quello dove però ero molto piccolo, quello dove siamo stati un po' più a contatto, avevo 15-16 anni, è stato Il Principe Addormentato, che è il remake del Principe e la Ballerina che fece Laurence Olivier con Marilyn Monroe. La partner di Alberto era Valeria Morigoni, e io facevo la parte di suo figlio. Mi ricordo ancora una battuta che imparai in tedesco, poi ti dico il commento di Alberto. Allora, dicevo questa battuta in tedesco, parliamo ragazzi di 60 e più anni fa, adesso io ho 72 anni, quello che avete sentito prima che diceva che io faccio questo lavoro da 65 anni, adesso sono, no, 62, sono 67 anni, perché sono passati 5 anni da quel documentario, dal documento filmato lì. Allora, la battuta più o meno era in tedesco, già. Pensate, me la ricordo ancora, però storpiata. Allora, Euer Excellenz, era una telefonata. Ich werde ständig beobachtet. Sie sind ein durdeniger Renaklis-Zendokan. Sie sind ein General Ravinov Weidezuschek. In Anbetracht der letzten Entwicklungen fällt die Entscheidung auf Datum 1, 24-2, 24-3. Jawohl, auf Wiedersehen. E se la ricorda. No, ma l'ho storpiata perché chiaramente non me la ricordo bene, però nel senso, Alberto mi fa, a Robè, ma come hai fatto? Io manco se mi avessero pagato il triplo, se ne riuscito a dirla. Pensa un po'. E tu eri piccino. Ero 16 anni, era venuto un tedesco a insegnarmi a dire questa battuta, a impararla a memoria, poi era difficile. Ma poi doveva essere, perché noi eravamo, lui era il principe, io ero il giovane duca di Carpazia, quindi dovevamo conoscere bene la lingua, non poteva essere storpiata, ma da morire. Poi lui in quell'anno aveva comprato una Fiat 2003 S Coupé, che era una macchina meravigliosa, che la Fiat ha fatto in pochi esemplari, ma lui era orgoglioso di sto macchinone. Allora mi fa, dice Robertini, andiamo a prendere, stavamo facendo le prove al Foro Italico, dove adesso fanno tutti i varietà della Carlucci, andiamo a prenderci una cosa al bar del tennis. Dico, guarda Alberto, tra poco c'è la scena con Scandurra, tu vieni con me, non ti preoccupare, andiamo. Ma la sua voglia era di farmi vedere la macchina che l'aveva presa quel giorno stesso. E quindi siete andati. Mi fa fare un bel giro prima con la macchina, poi andiamo al bar del tennis, ci pigliamo una cosa, torniamo, Mario Ferrero si arrabbia, Robertino, sempre, sono stato Robertino sempre tutta la vita, vabbè, allora mi potevano chiamare Robertino, avevo 15 anni, ma fino a 50-60 anni, sempre Robertino per quelli della mia epoca che erano sopravvissuti. Robertino, dove sei andato? Alberto fa, Mario stava con me, basta. E quindi? Ho scampato. E la macchina era proprio bella, quel giro non te lo dimenticherai mai. Mai, 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 bellissimo. Per dire com'era Alberto, no? Era un giocherellone, un simpaticone, e soprattutto era una persona buona, 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 buona. Che bei ricordi, e ringraziamo tanto Roberto di averli condivisi con noi, perché se no non li avremmo mai conosciuti.
Ma Roberto, invece tu, grande doppiatore, grande direttore di doppiaggio, cos'è la magia del doppiaggio? Il doppiaggio, innanzitutto, chiamiamolo un'operazione culturale. È un'operazione culturale che permette di usufruire di un'opera trattata in un'altra lingua a gente che vive in un paese diverso. L'importante è che se ne rispecchi lo spirito e l'intensità e l'integrità. Cioè, quando ne doppiamo, il segreto è ridare per intero la stessa interpretazione che dà l'attore sullo schermo in originale. Quindi quando riusciamo a fare questo, e lo facciamo sempre, la cosa viene bene. Il segreto per un buon doppiaggio è quando non ci si accorge che il film è doppiato. Diciamo, quello vedi come parla. Io mi ricordo quando ero bambino, andavo al cinema e vedevo John Wayne doppiato da Emilio Cicoli. Dicevo, ammazza come parla bene italiano John Wayne. No. Ed è proprio questo, no, il segreto, quando non te ne accorgi. Per cui niente, poi adesso si doppia in tutte le lingue. Il problema è che ormai è diventata una cosa, un business. Nel senso che quando sono arrivate tutte le televisioni private prima e le piattaforme adesso, i costi si devono abbassare e quindi, si va molto più veloci e non riesci a fare tutto quello che potevi fare bene prima con il doppio del tempo. Però ci si prova a farlo lo stesso al meglio, perché per noi che siamo della vecchia guardia soprattutto è impensabile mollare. Quelli della nuova guardia, gettone nel sedere, via, andare, parlare, un'intonazione più o meno generica può andare bene per un film, un telefilm, una commedia, tanto la gente non se ne accorge, basta riuscire a coprire il parlato, e non è così che si fa il doppiaggio. Ma tu sei stato un bambino prodigio per il cinema, per la televisione, per gli sceneggiati, che non ci possiamo dimenticare. Io ho fatto tutto con grande passione, grande umiltà, grande voglia di imparare, che quella non deve mancare mai. Ancora oggi quando mi dicono qual è la cosa più bella che hai fatto, quella che farò, perché devo ancora imparare qualcosa o da qualcuno dei miei attori che si cimenta in una nuova interpretazione particolare, o da qualche attore nuovo che devo doppiare che fa una cosa che non ho mai fatto finora. Per cui bisogna essere, per questo dicevo, umili, perché bisogna stare sempre lì, pronti a studiare, a imparare, a dare il meglio senza montarsi la testa. Allora, il prossimo autunno avremo la 25esima edizione di Voci nell'Ombra. 25esima, ragazzi, che traguardo, che brava che sei, che donna, ragazzi, che femmina. Troppo bravo. Allora, che dici? Vabbè, quindi diamo l'appuntamento naturalmente alla prossima edizione di Parole Spalancate, che sarà la 31esima, il prossimo anno, eh? Parole Spalancate, Voci nell'Ombra sono due traguardi di questa splendida città e dei suoi abitanti, perché ragazzi non scordiamoci che chi gode di questa cosa è chi abita in Liguria e Genova soprattutto, per cui viva queste manifestazioni, ma viva anche i genovesi. Alla prossima edizione di Voci nell'Ombra tra fine novembre e inizio dicembre. A Savona abbiamo anche una scuola di doppiaggio, se volete avere più informazioni sul doppiaggio potete scoprirne alcune di più con il libro che ho scritto, Doppiaggio e Doppiaggi, che trovate facilmente su Amazon. Anche scrittrice questa donna, Perdinci e poi Bacco. Chissà che non ti, insomma, che non abbiamo qualche, qualche segreto nascosto, chissà. E cosa dici, consegniamo questo premio? Consegniamo l'idea di questo premio. L'idea di questo premio. E magari chiamiamo per la famiglia Zoboli, perché come sapete Alberto Lupo era uno pseudonimo, in realtà lui si chiamava Zoboli cognome. Tra l'altro Alberto Lupo mi ha detto il perché Lupo, perché il Emanuele Luzzati gli aveva fatto una caricatura. Lele. E allora non mi ricordo chi ha detto, ma guarda Alberto, sembri un lupo. E allora ha scelto. Poi fatto anche Lupo Alberto dopo, Lupo, no? Alberto, esatto. E quindi vorrei chiamare appunto la figlia del la nipote, diciamo, di Alberto Lupo, che consegna. Che bello, vieni cara, fatti dare un bacio.
Lupetta. Che cara. E ti diamo ovviamente il diploma e poi quella che poi ti manderemo. Quello che poi manderemo. Diventerà il premio. Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio. Bene, grazie, grazie. Facciamo cara. Una bella foto insieme. Prego. Foto di Rita. Prego. Bene, grazie. Grazie ancora Claudio. Ecco, volevo ricordare ancora che ci sarà l'8 dicembre, se non erro, da la Silvia Cappelli, che farà proprio uno spettacolo al Teatro Govi dedicato a Alberto Lupo. Quindi questo sarà quando? L'8 dicembre. Se vuoi venire, avevo visto, ecco, magari ci spiega meglio il progetto un attimo, che mi sembra molto importante per interessante. Allora sì, è stato organizzato da Simona un evento in ricordo di mio zio Alberto Lupo l'8 dicembre al Teatro Govi alle 16:30 con numerosi ospiti con le note di Genova. Speriamo di esserci. Tu sei la figlia di chi? Alberto era il fratello di mio nonno paterno. Alberto è il fratello di tuo nonno paterno, ho capito. Grazie. Eh sì. Ci dobbiamo tenere in contatto, ci scambiamo poi gli indirizzi. E adesso Roberto Chevalier. E adesso devo rendere onore. Prima abbiamo reso onore a Alberto, poi abbiamo parlato di Voci nell'ombra, adesso come non rendere onore alle parole alla spalancate di questo festival di poesia. Mettiamo qua. Allora. Hai tutto? Sì, forse questo qualcuno che mi aiuta a sistemarlo perché non sono capace. Ah, ecco, vedi. A ognuno il suo mestiere, eh? Dunque. Lasciamo a Roberto. Allora, io tra le poesie che mi hanno proposto ne ho scelte 4. L'ultima è quella che mi ha colpito di più, perché poi è stata in onore anche di una persona che conoscevo che è deceduta. Allora, questa prima poesia è di Camillo Sbarbaro. Taci, anima stanca di godere e di soffrire, all'uno e all'altro vai rassegnata. Nessuna voce tua odo se ascolto, non di rimpianto per la miserabile giovinezza, non di ira o di speranza e neppure di tedio. Giaci, come il corpo ammutolita, tutta piena d'una rassegnazione disperata. Non ci stupiremmo, non è vero, mia anima, se il cuore si fermasse, sospeso, se ci fosse il fiato. Invece camminiamo io e te come sonnambuli. E gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne che passano sono donne. E tutto è quello che è, soltanto quello che è. La vicenda di gioia e di dolore non ci tocca. Perduto alla voce la sirena del mondo, e il mondo è un grande deserto. Nel deserto io guardo con occhi asciutti me stesso. Queste altre 3 poesie sono tutte di Montale. Spesso il mare di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia, riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Forse un mattino andando in un'aria di vetro, forse
un mattino, andando in un'aria di vetro arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto, ma sarà troppo tardi e io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Ed ecco questa meraviglia. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio. Con te le ho scese, sapevo perché, che di noi due erano le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Ho letto male all'ultimo perché c'è stato un accavallamento di righe, anche perché mi emoziona leggere questa poesia particolarmente. Bene, come vedete è sempre relativo quello che noi operatori della parola possiamo fare rispetto a un pensiero grande, a un'anima grande che è contenuta dentro un testo poetico. Ognuno la vive, la sente, la dice, la legge, la percepisce, la introita come può. L'importante è che queste cose lascino un segno, qualunque esso sia. Almeno non avremo scritto, non avranno scritto sulla sabbia. Sì, Roberto Chevalier, un altro grande applauso a questo grandissimo artista, questa grandissima voce. E grazie a Roberto Chevalier. E adesso proseguiamo con gli ospiti internazionali, poeti internazionali, il primo dei quali è una poetessa che viene dall'Albania. Noi con l'Albania abbiamo veramente un ponte culturale privilegiato grazie all'aiuto, al supporto che ci dà il consolato onorario dell'Albania in Liguria con il grande dottor Durazzo, che ogni anno ci dà la possibilità di ospitare un grande esponente della poesia contemporanea albanese. Così come anche quest'anno abbiamo l'onore di avere con noi Entela Kasi, che è una poetessa, scrittrice, traduttrice, saggista albanese. Ha pubblicato in lingua albanese i libri di poesia Sogno senza nome, Epoca dei cavalli, Crepuscolo del dolore, La madre del padre. E ha pubblicato anche il romanzo Endemia di Natale e Il ritorno. La sua poesia e la sua prosa hanno attirato l'attenzione della critica albanese e straniera. È stato tradotto e pubblicato in antologia e riviste letterarie in lingue straniere, inglese, francese, tedesco, ebraico, ungherese e molti altri. E ora anche in italiano. È stata invitata come scrittrice e docente da varie università in Albania, Kosovo, Macedonia del Nord, Bulgaria, Ungheria e un po' in tutto il mondo, e non sto a fare tutta la grande lista dei paesi che ha visitato, e si è concentrata sui gruppi della letteratura albanese, della libertà di espressione e dei diritti umani nelle società post-comuniste. Gli sono stati attribuiti titoli di apprezzamento da diversi organismi internazionali ed è stata anche vincitrice di premi letterari nazionali e internazionali.
attualmente presidente del PEN Centro di Albania. Ha lavorato per il Consiglio di Promozione delle Figure presso il PEN Internazionale a Londra. È sposata, ha due figli, vive a Tirana, scrive in albanese e in inglese ed è stata tradotta in italiano da Flonia Saku. E allora vorrei che accogliste veramente con un grande applauso Ente Lakasi. Grazie Ente Lakasi e grazie ancora dottor Durazzo. Benvenuta a Genova. Sono molto contenta to be here with you. Il mio italiano non è troppo bene perché la mia prima lingua è inglese. Thank you, I'm privileged. Vuole leggere prima the original first or the translation? As you want. It's you, it's up to you. Nëse bota është e egër, Hana. Nëse bota është e vrasht, Anja. Lëkurë e rregjur nga kripë e ëndrës. Është faqja ku do të shkruash historinë tënde, time, tonën. Do ta këndosh me ngjyrat e tokës, sjat, ujit, ajrit, tan botën e lume krejt. Botën që përapet sa këtu ku jemi. E nëse hoxha ku bie, Anja, në vatër do t'zizëlloj prushin. Dritat e yjet, do ynka qoshet e shtëpisë së gjyshit, e do sjatën si duart e ti, kur mbështillin duhanin, mbi fletët e kasetave. Hana kam me ta shfaq anën tjetër, në fjalë më ndafshit të nanës, derisa të bëhet e plotë, në kupë të qiellit. Do të ndëroj në stinat, Hana. Do të piqen shegët, portokalet, ullinë si sytë saj të bukur, me lëngë jeta. Mollat do të pikojnë nga pemët, por nuk do të thyen degët. Do shosh tokën e pluguar, ku i dhet gruri, farën në gjumë të ëmbël në nples. Do të valzosh në akull balerina ime, e unë do t'jen flutur rreth sjarit, njerëzit do t'i duash ashtu si e. Të hidhet të trishtuar, të smur e të krisur. Do t'i shosh të gjitha, Hana, do t'pish mjalt e ven, do lumturohesh, do qash, do kësohesh, do rëzohesh për tokë prej dhimbjes, pastaj do të ngjitesh lartë për të qënë nën, bi, vashë dhe grua, dashnia ëmbël e dashurisë si jetës. E nëse bota është e egër, Hana, lëkura e saj është faqja ku do të këndosh jetën. Se il mondo è duro, Anja, la pelle secca e salata del sogno è la pagina dove scriverai la tua storia, la mia, la nostra. Lo scolpirai con i colori della terra, del fuoco, dell'acqua, tutto il nostro mondo fluviale, il mondo che si riversa e si diffonde qui dove siamo. E se il cammino cade, Anja, nel focolare, brillerà la brace,
La luce e le stelle entreranno nelle pietre degli angoli della casa del nonno e si stenderà come le sue mani che avvolgevano il tabacco sulla cenere delle foglie. La luna ti mostrerà l'altro lato, avvolta nella seta delle parole della madre, finché non diventi piena nella cupola del cielo. Cambieranno le stagioni, Ania. Matureranno melograni, arance, le olive come i suoi occhi bellissimi con il succo della vita. Le mele cadranno dai rami e non spezzeranno gli alberi. Si spezzeranno nella tua bella testa le castagne mature. Resterà il colore sui capelli sparsi dal vento ovunque. Vedrai la terra arata dove si getta il grano, il seme del sonno dolce sotto aratro ricoperto di neve. Ballerai sul ghiaccio, ballerina mia, e io sarò una farfalla da qualche parte intorno al fuoco. Amerai le persone per come sono, piccoli, amari, tristi, malati, pazzi. Vedrai tutto, Ania, berrai miele e vino, ti amareggerai, piangerai, inciamperai, cadrai a terra dal dolore e poi ti alzerai, salirai in alto per essere figlia, ragazza, madre, moglie, per rimanere sorella e bambina chiara come la luce, dolce e amata, fatta di amore per la vita. Se il mondo è selvaggio, Ania, la tua pelle ruvida è la pagina dove scolpirai la tua vita. Amida. Nëna e atit, mbështjellë nga drita heshtur, me kandilin ndezur shkonte tek bariu. Për ere quante i mësot dhe ai i mësojnë. Flokët e saj, si kalin gruri, mbështjellë kokës së bukur në ndrit yjesh. A i mbante një kapel të zezë për herë. Të përteve mbrama të bardhë. Tash është koha të heshtim. Të dëgjojmë këngët tona. Toka jonë është prequmshi dhe mjalti. Meri mollët nga duart e nënës. Mos e shqetësh soti me zonjë. Tash është koha të heshtim. Tinguj të tre kohëve thyer. Amida, la madre del padre, avvolta da una luce silenziosa, con la fiaccola accesa andava dal pastore. Lo chiamava sempre mio signore e lui mia signora. I suoi capelli come una corona di spighe di grano intorno alla testa bella sotto la luce delle stelle. Lui portava un kippah nero perennemente di venerdì sera bianco. Adesso è tempo di sentire canzoni. La nostra terra è fatta di miele e di latte. Prendi le mele dalle mani di tua madre. Non disturbare la mia signora. Adesso è tempo di tacere. Tre suoni di tre tempi spezzati. Nesër, Ani, nesër. Sundues, sklever, mbretër. Të tokës rëshkitur kur bien, ashtu ngultash në ashtë njeriu, dhe qeshin me një thash të bardh gojës, gjulidhur të tjerët, as zotërinj, as shërbëtorë. Një sferë e rënë galaksis, një atom që endet palidhja, me lehtësine për mbajtjes së vetës, pastaj të tjerët e tjerë. Një shtri mbretkosash, ndërko, pako pelgut e myshkut, në korë, si për baltur tingull, për mbës, sundon dritën.
Dhe heshtja një gjuhë e lidhur që flet në heshtje, gjithçka që pasyri njeriu të botës, asaj këtu ku jemi, me shije metali në qjellës, shqis me shije të baltës, tash miku im, bjere fle. Është terë, në mundsh, ndëro. Kohën kur ishim njerëz të bukur, me shqis, me shijen e mjaltit në gjuhë, kur kishim syme pa dritën, kur kishim duar me prek vazon e me dhën lulnaj andrash, çka u bë sotit, ishte dje, nesër. La voce torna. Nesër, ani nesër, sundues, sklever, mbretër, ngultas nasht njeriu, si metali ftohtë në gjuhë, as zotëri, as shërbëtor, përmbys, sundon, dritën. Domani, anche se domani, governanti, schiavi, re, che scivolano quando cadono per terra, così prepotentemente com'è l'uomo, e ridono, con una banda bianca attorno alla bocca, gli altri con la lingua legata, né padroni né servi, una sfera caduta dalla galassia, un atomo che vaga senza legami, con la leggerezza che lo caratterizza. E poi altri e altri, un esercito di rane, senza tempo di stagno e di muschio, in coro come un suono fangoso, alluvioni che soffocano la luce e il silenzio, una lingua amara che parla in silenzio, tutto ciò che l'occhio dell'uomo ha visto nel mondo, quello dove siamo, con un sapore di metallo sotto il palato, senso al sapore di fango. Adesso, amico mio, vai a dormire, è buio, e se puoi sogna, sogna il tempo in cui eravamo belle persone, con i sensi, con il sapore del miele sotto la lingua, quando avevamo gli occhi per vedere la luce, quando avevamo mani per toccare l'argilla, per darla intera alla forma del vaso, per scolpire fiori di sogno. Quello che è fatto oggi è stato ieri, domani, anche se domani, governanti, schiavi, re, prepotenti come l'uomo, come metallo freddo sotto la lingua, né padrone né servo, rovescia, domina la luce. Il padre ashterui ka borimi thati e drejtoj kokën kamali. Tash bjere fli. Ke sytë lodhën ditërsh si nana. Tash sytë bëhiri. Shuar në kërniz i shon. E tash një fje dritë e hynë. E bia mbi lotin tim. Applauso, sì, sì. Mio padre raccoglie le castagne sulla montagna. È finita l'acqua della fonte, disse il padre. Girò la testa verso la montagna. Ora vai a dormire. Hai gli occhi stanchi come tua madre. Ora nel focolare spento, gli occhi hanno il colore delle ceneri, estinti. Li vedo, occhi negli occhi della cornice. Adesso entra un raggio di luce dal tetto e cade nella mia lacrima. Entel Kasi, grazie di essere venuta qui. Thank you to come here. With the deepest gratitude in it, it was the privilege of my life to be here. Good night. Thank you.
ci saluti l'Albania, che è un paese che amiamo molto. E adesso facciamo un salto di qualche migliaia di chilometri, andiamo in Cina con una poeta che è traduttrice, nata in Cina, laureata alla Boston University e attualmente vive negli Stati Uniti. È autrice di 7 raccolte di poesia in cinese, traduzioni delle sue poesie sono apparse in diverse lingue, pubblicate in 6 libri, River Merchant Wife, Luna Fracturada, Histoire de famille, Création, Distraction e Pajaro Isla. È stata invitata a numerosi festival internazionali di poesia, ha ricevuto premi di traduzione e borse di studio dalla Fondazione Poesia e dalla Fondazione Luce. Traduce tra inglese e cinese, ad esempio Observation di Marianne Moore, ha curato e co-tradotto New Cathay Contemporary Chinese Poetry e New Poetry from China. Ha ricevuto il premio di poesia Lishan e il premio per traduttori nel 2021 in Cina. Vorrei che accogliste con un grande applauso lungo da qui alla Cina Ming Di. Grazie Ming Di. E a leggere le sue traduzioni ci sarà Barbara Garassino. Grazie. Good evening. Thank you, Claudio. Thank you, Barbara, for inviting me. It's such a great honor to be in Geneva. It's a special place. It's the 700th anniversary of the death of Marco Polo. It was here in Geneva that he talked about the Orient, including China, where I'm from. And this is also the birthplace of Christopher Columbus, who discovered America, where I live now. So it's very special for me. Thank you. <音>乌鸦从天空飞起时，我总是一阵悲哀。它们预示着黑暗将被带走，但阴影巨大。 像一群新的乌鸦在四周盘旋，我看见自己像一个瓶子，这么多年在天地之间，不着天不着地飘，风像水一样涌来，裹夹着乌鸦的黑色气味，而词语像开关一样把我就地密封。多年以后，你会发现我还是那么透明，守着空间的空，而时间正从瓶口。 Ogni volta che i corvi spiccano il volo, provo un forte dolore. Annunciano il giorno, ma un'ombra immane come un nuovo stormo di corvi mi volteggia intorno. Mi sono vista come una brocca da molti anni fra cielo e terra. Ma né cielo né terra tocca. Fluttua, vento scroscia come acqua e avvolge il nero odore dei corvi e le parole come un interruttore. Le parole mi saldano a terra, fra molti anni mi scoprirai ancora così tersa a custodire il vuoto nel vuoto, mentre dalla brocca spande il tempo una promessa persa.海叶集，从水的方向看，海是一棵树，鱼是海里的风吹动叶。你说你和它水土不服，一个属天，一个属地，一个信教，一个教对教水土不服。教为何物我不知。出于孝，你走之后，我每夜观天看星象25年了，很多鱼飞上天。 有些掉下来，有些留住，双翅合时，最坚定的那一批合成了北斗。母亲，如果你低头看我的眼睛，你会看见更多的心栖息于我的视网膜，它们是一些有痛感的树。
foglie di mare. Guardando la direzione dell'acqua, il mare è un albero, i pesci sono le foglie del mare mosse dal vento. Tu e lui siete incompatibili. Tu appartieni al cielo, lui alla terra. Tu credente, lui no. La religione non so che sia, ma come figlia guardo il cielo ogni notte, le costellazioni, da 25 anni. Molti pesci volano in cielo, alcuni cadono, altri rimangono lassù ad ali giunte, i più perseveranti compongono l'orsa maggiore. Mamma, china il capo e molte più stelle vedrai nei miei occhi, alberi dolenti appollaiati sulle mie retine. Once upon a time, 从前有个城市叫加沙， 从前有个城市叫加沙， 那里有绿树、高楼、房屋、学校， 从前所有的房屋都有灯光， 所有的窗户都有完整的玻璃反射光， 光之上有鸟， 鸟之上有风。 从前所有的风是自由的， 从河流到海洋。 Once upon Gaza, there was a city where there were trees, buildings, houses, and schools. Once upon the buildings, houses, and schools, there were lights. All the windows had the full glasses reflecting the lights. Once upon the lights, there were birds. Once upon the birds, there was wind, the free wind from the river to the sea. And from the river to the sea, there were women, children, water, food, sunshine, moon. Once upon the moon, one could see the city of Gaza with trees, houses, children, and lights. Once upon the lights, there were birds. Once upon the birds, there was wind, free wind, from the river to the sea. C'era una volta Gaza, una città dove c'erano alberi, edifici, case, scuole. C'erano una volta gli edifici, le case, le scuole, c'erano luci. Tutte le finestre avevano i vetri intatti che riflettevano le luci. C'erano una volta le luci, c'erano uccelli, c'erano una volta gli uccelli, c'era vento, libero vento, dal fiume fino al mare. E dal fiume fino al mare c'erano donne e bambini, acqua, cibo, felicità e la luna. C'era una volta la luna, si poteva vedere la città di Gaza con alberi, case, bambini e luci. C'erano una volta le luci, c'erano uccelli, c'era una volta uccelli, c'era vento, libero vento, dal fiume fino al mare. Before I read the last poem, I'd like to say thank you to Nicoletta Pazzora, Professor of Chinese Literature from University of Venice, and also to the Italian poet Stefano Strasso-Brasco, professor translating the first two poems and the Italian poet translating the last two poems. And also again, thank you, Claudia, thank you, Barbara. The last poem is Second Death. Today is, it happens to be the Dragon Boat Festival in China today. It's by the lunar calendar, so each year is different. This year is June 10th. The festival is to celebrate the death of Qu Yuan, the very first poet in China who lived around 300 BCE. He jumped into the river. So every year of this Dragon Boat Festival, people would go to the river on a boat and throw rice tamales into the river to feed the soul of the poet. And I feel
honored to be reading poetry today. He was from the same place where my father's hometown was. My grandpa died there, and they built a huge dam in that place. The whole city is in the river. You can't see anymore. So they moved his tomb to a new city. But people like my grandfather, my grandma, their tombs are in underneath the dam in the water. Second death. 第二次死亡，坟墓被石灰封锁，白色的，成千成万的沉寂，永久的，整个小镇被淹没，橘树、房屋、医院、学校、墓地，三峡大坝修建时都淹没在水里。我爷爷死亡的时候死过一次。 坟墓沉入河底的时候又死了一次。去年我回三峡，巨大的大坝，巨大无比，横跨长江，山斗坪消失了，成千上万的人移居他乡，橘树、房屋、坟墓淹没，我爷爷的坟墓尽作河底，尸骨守着山斗坪。 他必须死两次才能和山斗坪在一起。我站在河边，风大雾大，乌鸦从河里飞向天空。死亡是一只鸟，黑色的，自由的。My grandpa died when he died. He died again when his tomb was submerged into the river. One must die twice. First death for the body, second time the soul. But death is a bird free. 2nd morte. Le tombe sigillate con calce bianca, centinaia di pietre silenziose per sempre, l'intera città sommersa. Aranceti, case, ospedali, scuole e le tombe sommerse dentro l'acqua quando la diga delle Tre Gole venne costruita. Mio nonno morto una volta quando morì, e morto di nuovo quando la sua tomba fu sommersa giù nel letto del fiume. Sono tornata alle Tre Gole l'anno scorso, la gigantesca diga enormemente smisurata sul fiume Azzurro. La città di Sandauping scomparsa. Migliaia di persone emigrate altrove, gli aranceti, le case e le tombe sommerse. La tomba di mio nonno silenziosa nel fiume, il suo corpo a guardia della sua città Sandauping, non più sulla mappa, ora nel fiume. Costretto a morire una seconda volta per stare con la sua città, Sandauping. La sua seconda morte rese immortale il suo corpo mortale, per sempre nel fiume, per sempre con la sua città nel letto del fiume con mille e mille pesci morti. C'erano vento e nubi. Mi fermai sulla riva del fiume, vidi dei corvi che dal fiume si alzavano in cielo, vorticandomi sopra, gracchiando come corvi. La morte è un uccello ed è libera. Ming Di. Grazie, e col prossimo ospite torniamo in Europa. Lui è Eric Desordre, poeta fotografo, è nato a Tolosa. Dopo studi estranei alla letteratura ha lavorato principalmente nell'editoria, poi nell'informatica, pur continuando a scrivere. È membro del comitato editoriale di Rebelle, rivista umanitaria libertaria, e i suoi articoli sono pubblicati nella sezione Società, Cinema, Letteratura e Arte. Eric Desordre è un osservatore di quanto passa inosservato, dedicandosi a un'attività di gazzettiere di riflessioni fuori dagli schemi.
senza apparente preoccupazione per l'attualità. In Francia i suoi libri sono soprattutto editi da Unicité, e in Italia è appena apparso Il fuoco del gorilla, edizione Joker, e desidero ringraziare il direttore della casa editrice Gennaro Fusco, che forse è in... eccolo! Ciao Gennaro, grazie di aver portato qui questo grande poeta e soprattutto di aver pubblicato il libro, perché voi editori di poesie siete veramente quasi masochisti come gli organizzatori di festival di poesie. E Il fuoco del gorilla è cura e traduzione di Matteo Martelli, e allora accogliamo con un grande applauso Eric Desordre, che tra l'altro ci siamo conosciuti proprio l'anno scorso a Voix Vive della Mediterranea, che come sapete è il festival di set con il quale siamo ormai gemellati da più di 10 anni, quindi è stata una scoperta trovare Desordre puntualmente. Desordre tra l'altro ha un cognome bellissimo, Disordine, quindi ottimo. Je remercie mes parents. Oui, oui, c'est pas ta faute, hein? Tu es né dans le désordre. Voilà. Okay. Merci beaucoup, merci, je suis très heureux d'être là. Merci au festival de Gênes, merci à toi Claudio, merci à Gennaro et merci à Matteo Martelli, mon traducteur. Le traducteur, oui. Bisogna sempre ricordare i traduttori di poesia, perché fanno un lavoro molto spesso dimenticato ma necessario e insostituibile. Peut-être peux-tu lire d'abord en italien en fait la présentation du livre rapidement. Oui, alors j'ai sì, buonanotte. Leggo la presentazione di questo libro. L'uomo è per essenza pro o contro e contro la natura. Molti poeti tessono le lodi di piccoli animali, farfalle, ricci, scoiattoli, oppure di grandi bestie, elefanti, balene, gorilla. Con rischio di dimenticare l'uomo stesso, contribuendo allo stesso tempo con la loro vita alla distruzione quotidiana di tutto ciò che permette a questo mondo di vivere, noi compresi. Mangiamo pesci mentre forniamo loro plastica, mangiamo una giovane mucca chiamandola scottona, mangiamo galline chiamandole polli, lasciando che siano i macelli e i conservifici a ucciderli, perdiamo il legame vitale che abbiamo con questi esseri. Ciò significa che questa raccolta è forse l'ennesimo appello alla riconciliazione dell'uomo con la natura? Assolutamente no. È un'ode alla distruzione? Ancora meno. Semplicemente, la poesia qui non giudica, non raccomanda, non pretende di arbitrare. Né giustizia né ingiustizia. Osserva questo legame tra gli esseri e le cose. Se può aiutarci a prenderne coscienza, pretende allo stesso tempo di godere di questo mondo, qualunque esso sia. Metafisica, la poesia esplora le nostre leggi profonde e gli accordi con l'anima. Il poeta ne coglie l'espressione diretta e immediata, il qui e ora dell'essenza stessa del mondo, di uomini, bestie, alberi, cibi e dei, il cui divenire è inafferrabile. Comment aller au-delà du mur de sidération induit par les informations dont on peut se dire qu'il leur arrive d'être alarmistes, mais dont on sait qu'elles ont quelques raisons d'être alarmantes? Elles nous montrent des problèmes planétaires dont la résolution nous apparaît comme impossible. Tant d'intérêts qui nous échappent, tant d'acteurs incontrôlables, tant de sources de pollution. Comment obtenir des effets rapides et durables? Comment changer les comportements? Amour entre un père et une fille. Il va la quitter pour partir à jamais dans l'espace infini. Ils sont séparés par les millions d'années-lumière et les dizaines d'années de temps. Relativité générale et dilatation temporelle obligent. D'autres relations amoureuses déchirantes se noueront et porteront des êtres fragiles et faillibles à explorer l'univers dans le but de sauver l'espèce humaine.
Les membres de l'expédition initiale de recherche d'un monde pas seulement meilleur, mais seul possible, se sont autoproclamés « the best of humanity », une élite choisie par elle-même pour affronter l'abîme, découvrir une terre de rechange et se hisser au rang des dieux. Ils finissent naufragés. Come andare al di là del muro di sgomento delle informazioni, certo allarmanti, ma che hanno più ragioni d'esserlo? Ci mostrano problemi globali la cui risoluzione ci appare impossibile. Gli interessi ci sfuggono, gli attori sono incontrollabili, le fonti di inquinamento ovunque. Come ottenere effetti rapidi e durabili? Come cambiare comportamenti? L'amore tra un padre e una figlia l'abbandonerà per patire per sempre nello spazio infinito. L'amore tra un uomo e una donna sono separati da milioni d'anni luce e le decine d'anni di tempo, come vogliono la relatività generale e l'espansione metrica dello spazio. Altri amori strazianti si creano e conducono esseri fragili e fallibili ad esplorare l'universo per salvare la specie umana. I membri della spedizione iniziale di ricerca di un mondo non soltanto migliore, ma solo possibile, si sono autoproclamati the best of humanity, un'elite che si è scelta per affrontare l'abisso, scoprire una terra di ricambio e alzarsi al rango di dei, e finiscono per naufragare. Sous le firmament, une citation de Panait Istrati, il buvait peu, se fâchait vite et cognait dur. Je n'ose, de ma race des maîtres de chaume, déborder sur l'aurore qui point, qui se la joue éteinte. Les grains de millet du panier plat ne seront mis à sécher que vers 10 heures. La grive vole vers les baies, et dans le mur sans fenêtre, le trou sombre exhale une haleine de vieilles bouteilles et de champignons. J'ai sur la main un résidu poudré d'un hydrolat de rose évaporé. La mule hésite, se décide, se repose. La mule, ça écrase pas la terre, ça fait juste ressortir les patates. Chagrin dérive, à nappe lourde, soulevée au souvenir du dernier né, près des coudriers rouges qui bordent le flot lent et sage. Sous le firmament, tout n'est que changement. Courage. Sotto il firmamento, e c'è una citazione di Panait Istrati che dice: beveva poco, s'arrabbiava rapidamente e colpiva forte. Non oso, dalla mia stirpe di signori delle stoppie, oltrepassare l'aurora che punta, che si finge spenta. I semi di miglio dal cestino piatto saranno messi ad essiccare solo verso le 10. La brina vola verso le vetrate e sui muri senza finestre. Il buco scuro esala un alito di bottiglie antiche e funghi. Ho sulla mano il residuo di polvere dell'idrolato di rosa evaporato. La mula esita, si decide, si riposa. La mula non calpesta la terra, mette in mostra le patate. Tristezza delle rive. Pesante nappa sollevata al ricordo dell'ultimo nato accanto ai noccioli rossi che costeggiano il fiume lento e calmo. Sotto il firmamento ogni cosa è solo cambiamento. Coraggio. Ta voix m'a rafraîchi.
Ta voix m'a rafraîchi et j'avais si soif. Mes lèvres humides sont maintenant closes et mes yeux te voient dans le vide, dans la lumière, dans le plein, l'entrelac des choses. Ton corps nu est source et myriade d'étonnement. À l'aplomb de tes doigts, mon visage s'ouvre. Je vais vers l'apaisement. La tua voce mi ha rinfrescato. La tua voce mi ha rinfrescato e avevo talmente sete. Le mie labbra umide sono ora chiuse e i miei occhi ti guardano nel vuoto della luce, nel pieno il groviglio delle cose. Il tuo corpo nudo è fonte e miriadi di stupori. Nell'equilibrio delle tue dita il mio viso si apre. Vado verso il sereno. De la lumière je n'ai manqué. De la lumière je n'ai manqué. De tes bras nus j'ai réclamé le cercle doux où me cacher. Du ventre blanc j'ai soupiré, l'absence tiède à mon front muet. Di luce ho mancato. Di luce ho mancato. Delle tue braccia nude ho reclamato il cerchio dolce dove nascondermi. Del ventre bianco ho sospirato l'assenza tiepida sulla mia fronte silenziosa. Liberté grande, nos doigts liés en gerbe, dans le ressac au clapot des traves, cheveux collés sur nos fronts en miroir, nos mains rassemblées en boisseau. Il nous fallait nous tenir droit, dans une ivresse arrachée aux familles, à la raison, liberté grande. Entre les épaules, ressentir le plat bord de bois, le froissement sec du drap, voile affalée que tu foules d'un dériveur de prise. Fortune, où est le ciel? Où le long, un creux de dos liquide, jus d'arête au champagne, où mon nez, ma joue, mon bras, en un tout sans feinte, sans trame, se perd entre quatre murs d'ombre. Nous retrouver dans un soir de popeline cendrée par les chutes de guêpes nocturnes pour rejouer nos embarquements, nos échappées de la cale noire vers les étoiles crépitantes. Où est le ciel? Libertà grande, le nostre dita unite in un fascio, nella risacca dell'onda di prua, i capelli incollati sulle nostre fronti a specchio, le nostre mani riunite insieme. Dovevamo tenerci dritti in un'ebbrezza strappata alle famiglie, alla ragione, libertà grande. Tra le spalle sentire il legno del ponte laterale, il fruscio secco del tessuto, la vela accasciata che calchi nella persa di una deriva. Fortuna. Dov'è il cielo? L'onda lunga, il solco del dorso liquido, sugo di lisca allo champagne. Dove il mio naso, la mia guancia, il mio braccio, in un tutto senza finzione, senza trama, si perde tra quattro muri d'ombra. Ci ritroviamo in una sera di popelin color cenere per la caduta delle vespe notturne, per recitare di nuovo i nostri imbarchi, le nostre fughe dal molo nero verso stelle che crepitano. Dov'è il cielo? Un bout de chemin a Yves B. Un bout de chemin ensemble sur cette terre. Écrire,
peindre, aimer avant de se noyer dans la lumière. Un tratto di strada a Yves B. Un tratto di strada insieme su questa terra. Scrivere, dipingere, amare prima d'annegare nella luce. Eric Desautres. Grazie. Merci beaucoup. Grazie. E grazie a Gennaro Fusco per questo bellissimo libro che abbiamo, ovviamente, se vi può interessare, abbiamo nel nostro angolo della libreria. Adesso chiudiamo questa serata con l'ultima ospite, che purtroppo non è potuta venire per una questione di salute. Allora ci ha mandato un video nel quale ovviamente vuole salutare il pubblico del Festival di Genova, racconta un po' brevemente il suo rapporto con la poesia e infine legge alcune delle sue poesie tratte dal recentissimo libro Poesia da Parati, uscito per la casa editrice Pendragon, che è diventato un caso letterario perché già due edizioni nel giro di 10 giorni sono già andate esaurite, quindi purtroppo stasera non ne abbiamo neanche noi di libri, ma potete, se ovviamente vi può interessare, ordinare il libro per la prossima edizione che sta per essere mandata nel mercato molto presto. Lei tra l'altro è Viola Nocenzi, che è una cantante meravigliosa, però ultimamente appunto ha trovato questa vena anche poetica. Lei è figlia d'arte, per chi conosce la grande musica italiana, Vittorio Nocenzi, è colui che ha fondato ed è l'anima ancora del, secondo me, del più grande gruppo musicale italiano, che è il Banco del Mutuo Soccorso. Lei è la figlia e ovviamente dico tanto padre, dico tanto zio, nel senso che anche Gianni Nocenzi è uno dei migliori pianisti jazz e rock italiani. Quindi io darei spazio senz'altro al video di Viola Nocenzi, so che forse ci sta guardando il nostro streaming, quindi la saluto caramente e con questo vi do appuntamento a domani, vi lascio in buonissime mani di Viola Nocenzi, vi do appuntamento domani perché domani ci sarà un'altra giornata molto, molto densa, con l'appuntamento, per chi l'ha perso vale la pena di vederlo sicuramente, qui alle 4 ci saranno i burattini di Claudio Fantozzi, burattini speciali perché narrano un po' gli incontri in Galleria Mazzini tra Ceccardo Ceccardi, Montale, Sbarbaro e molti altri poeti dell'epoca. Poi alle 17 a Palazzo Reale ci sarà la prima visite poetiche, come l'abbiamo chiamata quest'anno, ossia ogni museo ha scelto 4-5 opere lì esposte e i poeti danno la voce a questi quadri, a queste sculture, attraverso propri componimenti oppure con poesie di grandi autori del passato. E poi alla fine ci sarà anche l'intervento musicale di Fabio Vernizzi. Fabio Vernizzi che sarà sul palco insieme a me alla sera al Maggior Consiglio, al Salone del Maggior Consiglio, perché c'è il prima nazionale di uno spettacolo che vogliamo portare in tutta Italia, che è in pratica un po' la storia di Genova del Novecento, attraverso gli archivi preziosissimi della Fondazione Ansaldo. Abbiamo realizzato una sorta di film che parte dal primi del Novecento fino ad arrivare agli anni 90, un po' di una Genova che chi se la ricorda, soprattutto quella degli anni 60, degli anni 70, la rivedrà con molto piacere. Chi non l'ha mai vista scoprirà delle parti di Genova che non ci sono più e che erano molto, molto belle, insomma. E quindi questo sarà alle 21, queste immagini le sonorizzeremo in diretta, io con alcune letture di poesie
e Fabio Vernizzi con il suo pianoforte e con musiche composte per l'occasione. Quindi vi aspetto domani senz'altro per un'altra giornata di parole spalancate, e adesso guardiamoci la nostra Viola Nocenzi. Grazie. Salve a tutti e bentrovati, sono Viola Nocenzi. Bentrovati in questa occasione così speciale come il 30° Festival Internazionale di Poesia di Genova. Per me è un grandissimo onore partecipare, essere presente, anche se in modo un po' telematico, ma comunque ci sono con il pensiero, con l'anima e con il cuore. Sono emozionatissima, non sono abituata a partecipare in via telematica, ma cercherò di fare il mio meglio per essere qui con voi in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione. Voglio ringraziare gli organizzatori del festival per avermi invitata ed ospitata, e salutare anche tutti i poeti che stanno partecipando. Per me è un grande onore essere con voi qui in questa manifestazione e abbracciare tutti gli amanti della poesia che sono presenti in questi giorni, in questa dimensione così speciale che è questo Festival di Genova. Poesia, poesia italiana, poesia internazionale, la poesia, questa grande scoperta della mia vita che mi ha rivoluzionata fuori e dentro. Io sono una cantautrice, vengo dalla musica. Ho scritto testi per canzoni, sono una cantante e ho scoperto la poesia profondamente 2-3 anni fa, mi ha cambiata completamente. Vengo da un percorso di studi del liceo classico, mi sono laureata in filosofia, ho sempre avuto un grande rispetto per ogni forma di cultura e quindi anche letteraria. Conoscevo la poesia, un po' meno la poesia contemporanea. In realtà ho cominciato a scrivere poesie perché non avevo il pianoforte con me e avevo bisogno di scrivere musica, come ero sempre abituata a fare. E perciò mi sono detta: Viola, perché no? Prendi un block notes qualunque, e comincia a scrivere parole come fossero note, come fossero partitura, melodie. Ad un certo punto quelle parole sono diventate poi una tessitura che veniva appoggiata, sostenuta dagli spazi vuoti, dalle pause, che erano le pause della stessa partitura ed erano gli spazi vuoti del foglio. Ad un certo punto si è creata la magia anche dell'armonia, che era l'humus sottostante che accoglieva queste parole. Alla fine, dopo 2 anni di percorso, in cui alcune delle mie poesie hanno fatto il giro di tanti spettacoli ed eventi particolari, sono stata onorata di questa uscita, e quindi è uscita la mia antologia poetica per Edizioni Pendragon, che si chiama Poesie da Parati. Un nome eccezionale, lo posso dire, perché la paternità è di Alessandro Bergonzoni, di questo nome, e non è la mia, è lui che ha avuto questa idea, come è lui che vi introduce, facendo l'introduzione alla mia antologia poetica, alla lettura di queste poesie. Sono inutile dire che la presenza di Alessandro Bergonzoni per me rappresenti tantissimo dal punto di vista artistico, culturale e anche umano, ed è uno dei motivi che mi rende davvero gioiosa ogni volta che prendo questo libro, non solo per le mie poesie, perché sono abituata ad essere molto umile, ma per la presenza di Alessandro, e non solo, anche perché altri musicisti e altri artisti hanno voluto omaggiarmi e anche cercare di aiutarvi ad addentrarvi in queste letture. Questi artisti sono Angelo Branduardi, Eugenio Finardi, Giovanni Caccamo, Frida Bollani Magoni e Cosimo Damiano D'Amato. Praticamente una presenza corale che mi fa sentire come tanti angeli che mi proteggono, e stiamo arrivando verso tutti, danzando, marciando, cantando, scrivendo, per cercare di far arrivare queste parole a voi e un po' ovunque. Per me è un grande onore, una grande emozione. Questa copertina parla tanto dell'intento poietico di questa antologia, perché ci sono io seduta con un telo che fa capire che siamo in un gerugno di lavori in corso. Sono mobile, guardo verso il fuori, ma sono dentro, ma ci sono delle linee rosse che vanno ad
sottolineare un movimento. Quindi questa antologia poetica vuole davvero sottolineare, come manifesto dell'essenziale, quanto ci sia sempre un continuo movimento anche quando sembra che tutto sia fermo, e quanto sia importante accogliere un vuoto interiore, delle stanze interiori, guardando verso il fuori e creando un diapason, una sorta di accordatura tra l'esterno e l'interno. Io le ho scritte tutte essendo chiusa in casa, e queste pareti che mi circondavano erano sia apparate, quindi abbellite da questo mio cuore, da questa mia immaginazione, da questo mio tentativo poetico, quindi di creazione, e contemporaneamente erano il luogo dove io proiettavo queste immagini che vivevo e che vedevo, che vivevo dentro e che vedevo, e le vedevo nella mente, ma le vedevo anche nel quartiere che mi circondava. Sono poesie che poi ho scoperto appartenere probabilmente al genere di poesia contemporanea, e ho cominciato a studiare la poesia contemporanea dopo averle scritte. Ve ne leggo una, magari non troppe perché non voglio annoiarvi. Come mi ha detto l'editore, Viola, non più di 200 poesie, altrimenti il genere umano non potrà sopportarlo, e infatti sono quasi 200, allora ve ne leggo una, vediamo come viene. Se viene in modo decoroso, ve ne leggerò un'altra. Apro a caso per dare spazio a quello che io chiamo karma, destino, perché il caso non credo che esista. È uscito 26 settembre. Sembra sia scoppiata una bomba, senza suono. Mi vedo, forma appesa, una cruccia, cervello sommerso di monotonale silenzio, maschera e boccaglio. Ne leggo un altro. Colpo di fulmine. Entri nei pensieri come un treno in transito nelle stazioni piccole con un binario solo. Entri nei pensieri come un treno in transito nelle stazioni piccole con un binario solo, con un binario solo. Un altro. Però stavolta non vado a caso, la scelgo. Fette biscottate. Vorrei poter registrare il rumore che fa la tua bocca mentre mastichi, per capire meglio se frantumi pietre o è solo un amore finito. Questa mi rispecchia tanto, mi rappresenta veramente molto. Ce n'è un'altra che mi rappresenta davvero molto, e non serve che io la legga, che è siccità. Mai, nemmeno il cielo piange più. Figuriamoci io. Vi aspetto tra queste parole, aspetto di avere il vostro feedback, vi ringrazio per avermi ascoltata, essere stati qui con me, vi auguro di potervi immergere ancora e ancora e ancora nella poiesis, nella poesia, nell'atto creativo, dell'accoglienza, di tutto quello che è ultraterreno ma che è anche materico, e spero di potervi poi abbracciare di persona molto presto. Vi bacio. Ciao da Viola Nocenzi. Thank you.